In questo 4 settembre le campane della Chiesa di San Salvatore in Gerusalemme suonano per la celebrazione eucaristica per i pellegrini di Terra Santa e anche per la beatificazione del servo di Dio Fra Mamerto Eschiù, un pellegrino in Terra Santa con spirito missionario. Racconta il biografo che durante il suo pellegrinaggio visitò con stupore i luoghi santi, visse con intensità mistica lo stare in preghiera nel Santo Sepolcro e in ogni santuario. Nel giorno in cui il frate minore argentino Mamerto Eschiù viene innalzato agli onori degli altari in Argentina, i frati della custodia di Terra Santa lo ricordano con gioia e solennità nel luogo dove lui giunse come pellegrino la mattina del 27 giugno 1876 e rimase per un anno e mezzo. Stiamo celebrando un pellegrino in Terra Santa che fu addirittura vescovo di Cordoba, Mamerto Eschiù. Ci uniamo alla celebrazione in Argentina con i fratelli della provincia dell'Assunzione, celebrando questo nuovo beato per l'ordine e per tutta la Chiesa. Fra Mamerto racconta nel suo diario che celebrava la messa nella fraternità e nell'altare del Cuore Immacolato di Maria per i fratelli laici. In quel tempo la Chiesa fu distrutta e ne fu costruita una nuova, che crediamo sia quella raffigurata in questa immagine. Si tratta dell'immagine del Cuore Immacolato di Maria, scolpita da Francesco Sella, uno scultore italiano che operava esattamente nel periodo in cui Fra Mamerto era qui. Davanti a questa immagine pregava in questa casa e in questo convento. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, insieme a Fra Marcello, guardiano del convento di San Salvatore, con i frati della custodia. Ha partecipato anche l'ambasciatore della Repubblica Argentina, Sergio Daniel Uribarri, con i suoi collaboratori. Nell'omelia, il custode ha sottolineato gli aspetti della vita di Fra Mamerto Eschiù. Il pellegrinaggio di Fra Mamerto in Terra Santa ci aiuta a capire la qualità della sua persona, della sua vita e della sua vocazione. Le parole che scrisse l'allora ministro generale del nostro ordine, Fra Bernardino da Porto Gruaro, su di lui, ci aiutano a capire la qualità della persona, della vita e della vocazione di Fra Mamerto, un autentico frate minore e uomo di Dio, un predicatore straordinariamente efficace, un uomo prezioso per il bene della sua patria, l'Argentina. Colpisce come lui, andando sul lago di Galilea, gli sembra di vedere il Vangelo, non semplicemente di ascoltare. E dopo a me ha colpito molto questo suo atto di devozione che fa ogni volta che va a Nazareth nella casa di San Giuseppe. Dice: questo luogo richiama l'umiltà, la piccolezza, e dice: tutte le volte che io andavo lì facevo con grande gioia e con grande anche devozione il pulire il pavimento, spazzare il pavimento. Quindi riesce anche a capire che la devozione non passa solo attraverso la preghiera, ma passa anche attraverso il prendersi cura. E questo, direi, è qualcosa che dà un'indicazione preziosa a noi frati che viviamo qui e che ci prendiamo cura dei santuari. È un segno per il nostro tempo di quel predicatore. Lui è un segno per il nostro tempo, di predicatore che annuncia il Vangelo, incoraggiando a mantenere, a coltivare e a portare i valori cristiani in una società come quella argentina, nel rispetto della legge fondamentale che è la Costituzione nazionale. È un predicatore instancabile, ma anche un contemplativo. Possiamo definire il periodo passato in Terra Santa come il periodo della contemplazione del mistero di Cristo nei luoghi santi. Nelle parole di Fra Francesco Patton, la speranza di un ritorno a breve dei pellegrini di lingua spagnola e di quelli provenienti da tutto il mondo. Noi speriamo che prima della fine di questo 2021 i pellegrini possano tornare. Bisogna poter tornare a vivere normalmente. Se il virus continua a circolare, va bene, dobbiamo imparare a convivere anche col virus. Non possiamo smettere di vivere perché c'è il virus. È giusto avere una serie di attenzioni, ma è anche giusto rendere nuovamente possibile il movimento delle persone da un paese all'altro. È giusto che i pellegrini possano tornare a visitare i luoghi santi, a leggere la parola di Dio nei luoghi santi, a pregare nei luoghi santi. È giusto che la gente, ripeto, pur con tutte le precauzioni del caso, possa sostanzialmente anche riprendere una vita normale, altrimenti quello che introiettiamo è una angoscia continua che di fatto
per proteggere la vita ci impedisce di vivere.